Atleti pronti? Ci siamo ragazzi? Ragazzi streaming, siete pronti? Tre! Ah no, aspetta io, vai! Circa un secondo, devono essere immobili, tutti arti, articolari, le braccia tese, distese, gambe dritte, nessun movimento, per millesimo secondo anche basta, però è importante essere tre. Primi tre pedali atleti lavorano a livello professionale con 32 kg, e questo è il massimo della nostra disciplina sportiva con quale peso si lavora nelle gare serie, diciamo classiche. Slancio biathlon o slancio completo. Giovane ragazzo, un futuro italiano, Lapo Magni, ragazzo da Cattedra Stars di Livorno, sta facendo esercizio diverso, slancio completo. Anche questo esercizio fa parte dei campionati del mondo. Noi abbiamo due campionati del mondo all'anno. Una disciplina, slancio completo, quella che fa Lapo Magni, e secondo esercizio biathlon. Primo esercizio, i campionati del mondo in Europa si fanno a prima metà dell'anno, circa mezzo aprile maggio, e il campionato del mondo si fa con esercizi di slancio e strappo, e anche slancio completo si fa a mese circa ottobre novembre. Allora, tempo per atleti 2 minuti 10 secondi. Bravi ragazzi, tutti vanno a regolare, perfetto. Oltre devo avvisare che adesso questi tre atleti con 32 kg si preparano anche questa una gara con una tappa, perché noi 6 luglio partiamo in Ucraina, città Užhorod, confine con Slovacchia, confine con Ungheria anche, questa città, per campionato Europa dei club, perciò noi presentiamo Club Federazione di Sport Italia, Club Interstate Catalyst Training Center Academy, con quale che istruiamo gli istruttori in tutto il mondo con questa accademia. Perciò Luca, Matteo e Alessandro Piccione, partiamo in Ucraina. Per loro sarebbe un mezzo test oggi in questa competizione. 3 minuti giusti, ora fare un applauso. Bravi ragazzi, gara continua. Sicuramente vorrei ringraziare ragazzi del streaming, quelli che stanno facendo un lavoro enorme e bello, perché ragazzi così può essere solo forse nel quarti campionato del mondo, ma non sempre, quello che stanno facendo ragazzi. Davvero, e questo tutto grazie sicuramente che Luca Corona ha un'autorità, un bravo ragazzo che ha questi amici che riescono a aiutare a fare una cosa del genere. Parlo di Luca adesso perché Luca è protagonista e capo dell'organizzazione, direi così, ma oltre a questo sicuramente c'è un staff, amici, Alberto che fa conoscere sulla pedana a lui. Parlerò tanto di bello che anche di Alberto sicuramente. Allora, cosa noi abbiamo? Vediamo un attimo. Luca Corona è il primo pedana, vedo 32 slanci, perfetto.
ginocchia, però Matteo c'era un piccolo problemino proprio della natura, della nascita, dell'articolazione del ginocchio, comunque che con il permesso della federazione, con presentazione di certificazione medica a posto che era questo problema, permettiamo di lavorare con ginocchiere fuori stato, anche a livello mondiale così. Bravo Matteo! Forza ragazzi! E adesso salutiamo Alessandro Piccione, 27 slanci. Bravo Alessandro! Vedete, questo atleta un po' più massiccio fa parte delle categorie oltre 90 kg, Matteo Grosso circa categoria 65 kg se non sbaglio. Ragazzi, 5 minuti, c'è da tempo! Categoria 65 kg, Luca Corona, categoria 70 kg. Andiamo ragazzi, vediamo un po' cosa fa la Pomani. Almeno al momento 35 slanci completi. Vai Lapo! Al momento vorrei avvisare che seconda batteria si preparano Alberto Basciu, master dello sport, Cagliari, Davide Padelino, master dello sport, Livorno, Roberto Cappelletti, master dello sport, Roma, Giuseppe Annetta. Sinceramente non ancora conosco bene questo atleta Giuseppe, con grande rispetto ovviamente, però faccio un peso con 24 kg. Ragazzi, Alberto Basciu, Davide Padelino, Roberto Cappelletti, atleti della nazionale italiana. Tutti questi atleti come minimo ce l'hanno medaglie mondiali europee. Bravi ragazzi, adesso vediamo questa bella lotta di seconda batteria. Tempo 6 minuti e 50 secondi. Alessandro Piccione ha fatto oggi prova, ma un training, diciamo così, è fissato 32 slanci con 32 kg. Thank you.
Grazie.